con la zotta di Lucas, se volete riparlare dell'edizione Star Wars in DVD, cioè, che c'è pezzi in più, la gente è presa da un'altra parte, che passa già aperto, sì, tre giorni dopo è gigantesco, fai boh, fai questo, non ci domina una serie, tutto sì, Stevie, guarda, fa cacare, con tutti i pianeti che e poi stridano gli effetti speciali nuovi con la roba vecchia, proprio brutto film, se ci fai caso, tranne gli alieni, tutto il resto della popolazione parla inglese e americano, Sente cazzi, Lucas, parlano inglese e sono americani questi stronzi. Cioè, Luke Skywalker parla inglese, perché? Perché non è fatto tipo Dune, che lui parla inglese ma in realtà si sa che parla un'altra lingua che hanno in mente? Perché non fa le cose fatte serie invece di fare le cose per bambini? Perché si chiama George Lucas e non si chiama David Lynch, che gli fa un buco così. Come perché Dune ne vale 30 di percossoli, di guerre fetali. Cioè, se fosse uscito quel Guerre Stellari lì 30 anni fa mi avrebbe fatto cagare probabilmente, perché è troppo pretenzioso. Cioè, lui secondo me aveva fatto bene nei primi tre Guerre Stellari, perché era riuscito a essere pomposo come saga ma infantile, quindi riusciva a non farti prendere troppo sul serio Lord Casco, cioè, capito? Era già un po' idiota di suo, ma volutamente, un po' con la battutina. C'è Han Solo, c'ha 500 pietre in spalla, no, ma mostri grossi, riesce a girarsi e fa, vieni lì, dammi un po' di zucchero baby. In realtà, perché chiaramente Lucas aveva pensato che lei non si trombava Han Solo, che lei si trombava a Skywalker, si sa tutti, si vede nel primo. Poi nel secondo hanno cominciato, mi fa male il rene, lei non era più così, no, ma c'ho mal di testa, boh, e lui anche a Skywalker ci vanno un po', ma fino a ieri l'altro, ora... Infatti, se fai caso, si vede benissimo a voglia di Lucas le sucazzate, che lui l'ho scritto tutto insieme, l'ho girato tutto insieme, è vero un cazzo, perché nel primo episodio si capisce benissimo che te avevi pensato al cattivo vero come a Peter Cushing, perché lo fai morire bene, lo fai, invece lui va via all'astronomino e tornerà, poi boh, ti lasci il campo aperto, che era su Bucky. Chi? Era il coso, lo stronzo, lo Jedi, Obi-Wan Kenobi, che li poteva, anche lì li poteva fare un culo, sì, falla finito, ho capito, lui smostrerà fra 100 anni, te ti fa cazzi tu, lo apri in due, lo poteva aprire Darth Vader, si sa, però si fa sgama perché così diventa forte dell'altro, perché sei forte te? Stempialo te, è fine, Ma perché ha fatto sì? Perché non ci aveva pensato minimamente a supare la sua nonna al biscucino, infatti se lo guardi tutto di fila, arrivi a te che non ci capisci più una serie, poi alla fine lui è giovane, non si capisce perché, anche lì, e coso, Darth Vaso, l'ha cambiato, perché già la doveva cambiare quando era una stufa, aveva ragione Brian De Palma, perché è una stufa, però siamo bimbi, alla si crede anche a Darth Vaso, e ci va bene. E praticamente c'è il finale dove vedi, visto che sono tutti, oh, tutti luce, allora sono pura emanazione dello spirito giusto, che non torna un cazzo, perché lui torna, si capisce, continua a capirsi perché non c'è Liam Neeson, che è morto per nulla, nel cazzo di prima è partito tutto lui, ha salvato lui, ha fatto tutto lui, è morto, non c'è, non conta un cazzo, perché lui non è accanto a Van McGregor che li fa, ci sono anch'io, c'è un conto, tutti, c'è un miliardo di maestri, e che c'è solo questi quattro stronzoli? O ci metti solo Supa? No, il suo maestro Obi-Wan. Ah, perché c'è anche Supa tra i coglioni? C'è Supa o no tra i coglioni? Sì, c'è anche Yoda. Yoda è passato. Tanto Yoda è passato di lì e ha fatto cine a potta, sì. E si infila ovunque, è così. È così. E il 3 finisce con gli Ewoks. Peccato, perché la trilogia iniziale, pur essendo un... era bella, notevole. Tranne gli Ewoks, che alla fine io speravo ci fosse il campo battuto di Ewoks. Ecco, cioè, perché... muoiono due. No, due, ma muoiono due vecchi, quelli abbiamo visto, quelli che già. Quando l'hai visto, lui dura 3 cazzo, lui mezza. I protagonisti muoiono mai. Basta, ci hanno fatto anche un paio di film sull'Ewoks, che io spero di trovare per poter guardare, distruggere e farci qualcosa a livello satanico, proprio solo per vedere, insomma, se esistono nell'universo, di non di eliminarli. Un feticcio. Per Guerre Stellari siamo a posto. Ci hai visto casa sua? No, buona vista sua, mi vedi. No, ma io ho visto solo una stanza dove lui dà le interviste e sembrava, le presente l'aula di Harry Potter, quella c'è il mondo con quella, e quando li fanno, lei è qui e fa, questa è la mia biblioteca, e a me mi ha presa una sincope perché sarà 408 metri quadri su 3 piani, quindi insomma è quello, ha detto, cioè uno così cosa cazzo gliene frega di fai film, ha detto fu altri Dubaini, tanto ci siamo, è passato 2 giorni, fu Dubaini, così a rota, perché c'è Pupazzetti ancora, andano pupazzetti di ogni osa, anche la piana, poi l'erbina che si trovava nel bozzo di Darth Vader dove lui ci ha scivolato il gomito, eccola lì, 30.000, è tutto, sì, dollari, no, 30.000 lire,